Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi torneremo a parlare di pesci rossi, perché so che è un argomento che vi piace molto e sono sicuro che vi sarà molto utile. Prima di cominciare però voglio annunciarvi una mia idea, una cosa che secondo me piacerebbe molto anche a voi. Mi piacerebbe tantissimo, visto che ho scoperto che posso fare anche le premiere su YouTube, poter raggruppare in un solo video tante foto e riprese dei vostri acquari. È un'idea che vi può piacere? Dico già che non è un tour dei vostri acquari come fanno altri canali di acquariofilia più grandi di me, o se no un foto e consigli, che ne so, voi mandate la vostra foto e vi do dei consigli. No, voglio fare qualcosa di tutto mio e diverso, quindi verrà fuori una premiere in cui ci siete tutti i vostri acquari, così da non solo guardare i miei acquari ma guardare anche quelli degli altri, così per prendere spunto, magari qualche idea e così via, semplicemente per fare qualcosa di diverso. Mandatemi materiali video e foto tramite mail alla mail che vi scrivo adesso, tormena.filippo@gmail.com, che è anche la mail ufficiale del canale, quindi anche per qualsiasi domanda potete fare affidamento su questa mail. Così li metto tutti insieme in un solo video con una bella musica di sottofondo e ve li potete vedere tranquillamente la prossima settimana. Come sempre mi dilungo troppo sulle introduzioni, ma andiamo a parlare del video di oggi. Parliamo della distinzione tra maschio e femmina nei pesci rossi. Un argomento molto comune che secondo me è poco trattato online, specialmente su YouTube, che voglio raggruppare in un breve video così da essere certi se il nostro pesce rosso è maschio o femmina. Questo ci può aiutare non solo così per curiosità, ma anche per in futuro trovare una coppia per far riprodurre, per far nascere nuovi pesci e così via. Per essere più chiaro dividiamo tutto in 6 punti, quindi andiamo ad analizzare 6 punti da guardare per vedere se il nostro pesce rosso è maschio o femmina. Ovviamente delle cose che possiamo vedere noi tranquillamente guardando il pesce nell'acquario, ecco, quindi senza andare a prenderlo in mano, guardare gli organi genitali e così via, che va fatto secondo me solo da persone esperte. Intanto specifichiamo che la distinzione tra maschio e femmina si può vedere solo ed esclusivamente al compimento del secondo anno di età. Per esempio nel caso di questi piccoli grigi, che sono i figli di Kohaku, non posso ancora sapere se sono maschio o femmina perché non sono ancora sessualmente maturi. Partendo dalle caratteristiche più comuni da guardare, più facili da notare, sono le dimensioni. Quindi vado proprio a rispondervi al sondaggio della settimana di quest'oggi. Allora, c'è differenza di dimensioni tra maschio e femmina? Assolutamente sì, nel caso delle femmine sono decisamente più grandi, specialmente nella parte del ventre, per un semplice motivo. Le femmine giustamente saranno coloro che dovranno ospitare le uova, di conseguenza si sono adattate diventando più grandi. Questo succede per la maggior parte dei pesci. Diciamo solo che le dimensioni non sono dovute solo e esclusivamente al sesso del pesce, ovviamente sono dovute a come viene allevato, come viene alimentato e così via. Quindi se vediamo due pesci della stessa età, uno più grande e uno più piccolo, non è al 100% che uno è maschio e uno è femmina, può essere semplicemente uno alimentato meglio e uno alimentato peggio. Visto che siamo partiti a parlare del corpo, quindi alla conformazione del pesce, ci ricolleghiamo al secondo punto. Sempre parlando di ventre e di conformazione generale, il secondo punto che dobbiamo analizzare è proprio la forma del pesce. Secondo me, dopo le dimensioni, questa è la caratteristica più precisa e più semplice da analizzare. Mettiamo a confronto due pesci, un maschio e una femmina. Guardate le differenze. Per chi è già un po' più esperto può subito capire che l'esemplare a sinistra è una femmina, in questo caso una foto vecchia di Osaka. Nel caso del pesce a destra è un maschio. Analizziamo le differenze nel dettaglio. Questa è la femmina. Potete vedere la differenza nel ventre, come vi ho già anticipato prima. È molto arrotondato. È grande, giustamente per lo stesso motivo che vi ho già detto prima, perché sarà colei che dovrà ospitare le uova. Un'altra differenza, un po' più evidente, è proprio la lunghezza del corpo. Le femmine sono decisamente più corte. Un'altra caratteristica che non si vede in tutte le varietà dei pesci rossi, ma in molte succede, è che le femmine hanno le pinne più lunghe, più voluminose. È anche per questo motivo che nei cosiddetti goldfish show, che sono gli concorsi in cui si valuta la loro morfologia, vengono quasi sempre scelte le femmine, perché sono più grandi e più belle. Questa cosa vale anche per le carpe koi e altri pesci molto rinomati per la loro bellezza.
Nel caso dei maschi, invece, le caratteristiche morfologiche del corpo sono al contrario, sono completamente diverse. Quindi abbiamo un ventre più piccolo e affusolato, e di conseguenza la lunghezza del corpo è maggiore rispetto alle femmine. Vi dico che queste caratteristiche si possono analizzare meglio guardando il pesce dall'alto più che dal lato. Passiamo invece al terzo punto, che è quello che ti definisce il sesso del vostro pesce al 100%. Soffermandoci più sui maschi, andiamo ad analizzare le caratteristiche fisiche durante la stagione di riproduzione. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che durante la stagione di riproduzione, il cui culmine si registra a fine primavera e inizio estate, i pesci rossi, specialmente i maschi, sviluppano delle caratteristiche che non hanno tutto l'anno. Quali sono? Vediamole insieme. Principalmente sono due. La prima è la semplice apparizione di puntini bianchi sulle branchie del nostro pesce, questi sono chiamati anche tubercoli nuziali, e la seconda è la stessa identica cosa ma che si sviluppa sulle pinne pettorali. Come vi ho già anticipato prima, queste caratteristiche si sviluppano solo ed esclusivamente durante la stagione di riproduzione, che va tra fine primavera e inizio estate. Parlando sempre della stagione di riproduzione, ci colleghiamo al quarto punto, che è sì una caratteristica che si sviluppa solo durante la stagione di riproduzione, ma non più fisica, ma mentale, analizzandone quindi il temperamento. Sempre in questa stagione, che io chiamo magica, i maschi cambiano completamente modo di essere, cambiano il temperamento, come è stato detto prima. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se vediamo durante la stagione di riproduzione dei pesci che rincorrono altri pesci, che magari danno fastidio ad altri pesci, sicuramente quello che dà fastidio all'altro pesce è un maschio e quello che viene infastidito è sicuramente una femmina. Anche questa è una caratteristica che ti definisce il sesso quasi sicuramente al 100%. La quinta caratteristica, anche questa qui sicura al 100% nei pesci sessualmente maturi, è la forma dell'ano. Nel caso delle femmine è più pronunciato, infatti se guardiamo attentamente possiamo notare un piccolo triangolino, in inglese chiamato avent o in italiano ovodepositore. Sarà quello che verrà poi utilizzato per deporre le uova. Il maschio invece, come potete aver intuito, non potendo deporre le uova non ce l'ha, quindi non vediamo niente. Bisogna avere già un buon occhio per vederlo perché sono abbastanza piccoli. Sempre nella stagione della riproduzione, nel caso delle femmine è più evidente, quindi sempre la cosa migliore è guardare in stagione di riproduzione e lì siamo sicuri se il nostro pesce rosso è maschio o femmina, quindi ragazzi approfittatene, siamo vicini. L'ultimo punto invece è comunissimo, lo può vedere chiunque, è proprio la forma delle pinne pettorali. Nel caso dei maschi possiamo notare che sono molto appuntite e affusolate, nel caso della femmina invece sono più piccole e arrotondate. Perdonatemi per il video un po' lunghetto, normalmente faccio video più corti, ma quest'oggi ho voluto approfondire, secondo me, nel modo più semplice le caratteristiche morfologiche, fisiche e mentali dei pesci rossi più comuni. Dopo aver visto questo video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se il vostro pesce rosso è maschio o femmina. Con questo chiudo, vi ripeto, mandatemi video dei vostri acquari che mi fanno veramente piacere e che li pubblicherò tutti insieme sabato prossimo. Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di Filo Stacquario.